Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!» Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. È la domenica dopo Pasqua, la domenica della misericordia chiamata, una domenica di grande importanza perché questa domenica e la prossima abbiamo due apparizioni del risorto, è l'esperienza che la primitiva comunità cristiana fa del risorto. In particolare queste apparizioni parlano a noi, quindi non soltanto a coloro che hanno vissuto l'esperienza, ma anche alla comunità credente di oggi che deve sperimentare il risorto. Questa è l'esperienza in particolare della comunità raccolta nel Cenacolo e arriva a un certo punto Tommaso che non ha visto il risorto. Non basta sapere che Gesù è risorto, siamo nel capitolo 20 di Giovanni, ma dobbiamo fare esperienza del risorto. Questo è il contenuto essenziale di queste apparizioni. È quello che l'Evangelista Giovanni ci vuole dire in questo capitolo 20. La sera di quel primo giorno, viene detto nel Vangelo. Il primo giorno, quando si parla di primo, di uno, dobbiamo tornare al primo giorno contenuto nella Genesi. Qual è il primo giorno? È il giorno della creazione. Cosa sta avvenendo con la presenza di Cristo risorto? Una nuova creazione. Il Cristo risorto è la creazione definitiva. Ebbene, in quel primo giorno, mentre erano chiuse le porte dove si trovavano i discepoli, con questo articolo determinativo indica che il discepolo non è solo quella comunità credente presente nel Cenacolo, ma i discepoli stanno a indicare la totalità dei discepoli, quindi la comunità ecclesiale, quindi anche noi. Quindi i discepoli quale esperienza fanno in questo momento? Per timore dei giudei venne Gesù, stette in mezzo a loro. Mentre le porte sono chiuse, arriva Gesù e sta in mezzo. Questa posizione, che è la caratteristica propria di Gesù, viene a indicare che si manifesta Gesù a tutti nel centro e quindi tutti possono incontrarlo, lui è per tutti, non è per qualcuno. E le prime parole che Gesù pronuncia sono queste: pace a voi. Le prime parole non sono un augurio verbale, ma sono un'esperienza vitale e mostra che cosa? Le mani e i piedi. Quali sono le esperienze
che fanno nascere la pace è l'esperienza di coloro che sperimentano le ferite, cioè i gesti dell'amore di Cristo per noi. Quando nasce la pace dentro di noi, quando ciascuno di noi può incontrare, può vivere la permanenza dei segni dell'amore, cioè i segni di Cristo che ha dato la vita per noi. E allora, solo allora, la paura dei discepoli lascia spazio a che cosa? Alla gioia. La paura di fare la fine di Gesù esplode in una gioia che coinvolge l'essenza, la natura, la profondità, l'esperienza di questi discepoli. Cioè, qual è l'esperienza più grande? Che la morte non interrompe la vita, ma le permette di fiorire in una forma nuova, piena e definitiva. Solo quando questa pace e questa esperienza di vita entra dentro, allora Gesù consegna ai discepoli un mandato: pace a voi. E poi ecco il mandato: comunicare le opere che trasmettono vita agli uomini. Come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Ecco, come il Padre ha mandato Gesù, così Gesù manda noi. Cioè, il mandato della comunità è cos'è? È comunicare quella pace, quella vita che Dio in Cristo, il risorto, il vivo, dona a noi. E noi cosa dobbiamo fare? Comunicare questa vita agli altri. Ma per far questo dobbiamo possedere questa vita, ma possedere soprattutto una forza che ci rende la capacità di comunicare la vita. Non basta un mandato, ci vuole questa forza. Ecco perché l'Evangelista dice: detto questo, soffiò. Ecco, Gesù soffia sui discepoli come Dio Padre Creatore soffia sulla terra inerme, la impasta, e dà a quella terra il volto dell'uomo, il volto della donna, Adam. Come il Creatore soffiò sul primo uomo nel libro della Genesi, così Gesù, il nuovo Creatore, in nome di Dio, soffia sulla creatura redenta, gli dà la vita e lo rende capace di trasmettere la vita. E la vita piena cos'è? È l'amore. Questa è la vita piena. Ricevete lo Spirito, cioè accogliete il dono dello Spirito Santo. Non lo Spirito Santo, qui c'è l'articolo messo nel Vangelo, sarebbe ricevete Spirito Santo, cioè ricevete quella vita divina che vi rende capaci di accogliere l'amore. A coloro ai quali poi cancellerete i peccati saranno rimessi, a coloro a cui non cancellerete non saranno liberati. Cosa sta a indicare questo? Che il dono della vita che noi riceviamo da Dio in Cristo ci dà il potere a tutti, non a qualcuno, non solo ai preti, non solo ai vescovi, ma a tutti di essere capaci di vita piena. Qual è la vita piena? La capacità di perdonare. La capacità di essere così bravi da togliere in noi il dolore profondo di una inimicizia, di un peccato che abbiamo ricevuto, di un male ricevuto, per ridare a chi ci ha creato questo dolore il perdono. Ecco, non sta tanto un potere di alcuni, ma una capacità e una responsabilità per tutta la comunità. E quello che sperimentano, questa luce che entra dentro, ci rende capaci di vedere prima il nostro peccato, e quindi questo peccato è cancellato se accogliamo questa misericordia, il dono dello Spirito. Quelli che invece, pur vedendo brillare la luce, se ne allontanano, non fanno altro che rimanere in questo stato di tenebra. Ecco, quindi è un gioco di dono, di misericordia, di vita, e un gioco di risposta alla vita, di accoglienza alla vita, per poter essere privi di tutto quello che purtroppo ci ferisce, la mancanza di vita, il peccato. Arriva Tommaso, Gesù non è presente, e uno dei dodici, appunto il gemello, grida il suo disperato bisogno di credere. Tommaso è passato come colui che non crede, l'incredulo per eccellenza. Di fatto in questo Vangelo fa un atto di fede che è grandissimo. Chiederà: se non vedo nelle sue mani il segno di chiodi e non metto il mio dito, non credo. Questa è l'esperienza
di quest'uomo. Cosa accade invece? Che quest'uomo, di fronte alla evidenza di questo volto, di fronte all'evidenza di questa presenza, 8 giorni dopo, vedete ancora è il termine di pienezza, è l'ottavo giorno, il giorno del risorto, è il giorno dell'Eucaristia, l'ottavo giorno, la comunità deve imparare a vederlo nell'Eucaristia, di fronte al risorto che l'ottavo giorno compare, la comunità raccolta nell'Eucaristia, cosa succede? Che lui di fronte al Cristo risorto non metterà il dito nelle piaghe, come il Caravaggio in quel bel dipinto ci mostra, ma esplicitamente e solamente dice: Signore, mio Dio, mio Signore, fa l'atto di fede più grande. Ecco, qual è l'esperienza che Tommaso ci insegna a fare? Quello di imparare a far nascere dentro di noi una fede seppur non vede il risorto, o meglio, imparare a vedere il risorto credendo in lui, in quella presenza così evidente che si manifesta nelle sue piaghe, cioè nel suo essere un dono per noi, nel suo essere Eucaristia per noi. Che il Signore ci dia questi occhi, perché la pace entri dentro di noi. Cari amici, buona domenica e pace a voi. Thank you.